fregato alla fine, grande al delusione. La grande delusione, c'era tanta speranza di rivalsa, di poter andare in A, di poter sognare ancora. Vorrei dire che ci impegneremo ancora di più l'anno prossimo, speriamo. Che cosa ricorderai di questa stagione? Qual è il momento memorabile a parte questo epilogo un po' triste? Lo stesso sogno che ho avuto quando in Serie A ce l'ha fatto per andare in Serie A a San Nicola, e spero di poter sognare ancora l'anno prossimo. Non smettiamo mai di sognare, sempre forza avanti. Nella gara di andata c'è stato un gol alla fine in zona Cesarini, il rigore di Antenucci che ha dato chiaramente una grande gioia ai tifosi. Oggi purtroppo la beffa è arrivata nel finale col gol del Cagliari. Qual è la sensazione che si trova in questo momento? Tanta delusione. Ci abbiamo creduto tutta Bari fino all'ultimo, ma vabbè, ci riproveremo la prossima volta. Però hanno giocato molto molto bene. Grazie ragazzi di averci fatto 96 minuti di partita, ci avete fatto sognare. Infatti è stata una stagione che comunque rimane straordinaria al suo complesso. Un messaggio che vuoi dare anche ai tuoi amici, ai tifosi, ai sostenitori biancorossi, è quello chiaramente di andare avanti, di guardare al futuro con ottimismo, perché c'è una base più importante, quella societaria. Dobbiamo sognare, dobbiamo continuare ad amare la nostra Bari, purtroppo è andata così, dobbiamo sostenerli sempre. Perfetto. Sempre. Grazie ancora. Allora, delusione amara, cosa si trova in questo momento? Io sinceramente non ho una parola, abbiamo sperato fino all'ultimo, ma come sempre nei minuti di recupero ci hanno rubato. Quindi non hai nulla da rimproverare alla squadra? Per come la vedo io da sportivo è calata la, non so come esprimermi, è calata la motivazione nell'ultimo minuto di partita. Cosa pensi che abbia potuto spegnere, diciamo, l'entusiasmo e la vinta? Il fatto di dover vincere, erano sicuri della vincita, ma niente. Troppo sicuri di se stessi, non sai come infatti di questo? Sì, ma hanno giocato benissimo, soprattutto il portiere ha proprio, no, secondo me. Poi si vince e si perde, abbiamo perso, speriamo sempre noi nei prossimi anni. Che messaggio di incoraggiamento dovresti mandare alla squadra? Di non mollare mai, è perché noi ci crediamo sempre in voi. Beffa purtroppo che è arrivata nel finale, il sogno non si è concretizzato, quanto dispiacere c'è? Assai, perché c'era una città intera che ci credeva purtroppo. Dopo la gara di andata, che si erano conquistati, cioè avevano conquistato il pareggio al 95esimo, la delusione c'è. Poi preso un gol così al 94esimo, quando già erano tutti convinti che la Serie A fosse arrivata, è amara. 12 anni di attesa, purtroppo la festa è rimandata per quest'anno, anche qui quanta delusione c'è? Tanta. Io lo dicevo prima, da piccolina ero venuta qui a festeggiare, speravo oggi di riviverla questa festa insieme agli amici. Purtroppo è rimandata, però dai, speriamo, siamo positivi, pensiamo positivo per l'anno prossimo. Infatti, infatti vogliamo anche l'occasione per mandare un messaggio in questo caso avanti così. Certo, non dobbiamo perdere l'entusiasmo, l'anno prossimo in 50.000 sin dalla prima partita e andiamo così avanti, supportiamo la squadra e speriamo di farcela l'anno prossimo. Sempre forza a Bari. Forza a Bari, sempre. È una festa mancata, una sensazione di rabbia. Vai a vedere quelli quando l'hanno vista, che cosa ho potuto fare? Si hanno giocato in difesa molto, si sono chiusi e dopo 93 minuti prendere un gol, sinceramente, è molto lontano. Quindi tu pensi che la strategia non sia stata quella di una squadra vincente scesa in campo per portare a casa i risultati? Sì, penso che comunque sia, avrebbero potuto attaccare molto di più e diciamo che la partita si sarebbe giocata capovolta rispetto a come è terminata. Colpa di chi? Mister Mignani, della squadra? Sicuramente la squadra che non ci credeva fino in fondo, perché abbiamo fatto un'andata dove giocavamo fuori casa e comunque abbiamo dato tutto, cuore, abbiamo tra virgolette messo alle strette tutti gli avversari, mentre poi in casa con un pubblico, uno stadio pieno, tra virgolette abbiamo avuto paura dell'avversario che
ci ha sommerso durante tutta la partita. Ha avuto un sacco di occasioni. Scusami, paradossalmente in casa si potrebbe quasi dire la maledizione del San Nicola. Sì, si potrebbe dire la maledizione del San Nicola, anche se durante tutta la stagione si è fatto bene, se ci abbiamo creduto, ma alla fine tutto ciò in cui credevamo non è stato ripagato fino in fondo. Non si può dare colpa all'allenatore, alla società, alla squadra, comunque ognuno, noi tifosi compreso, abbiamo messo il nostro. Ci abbiamo messo cuore, ci abbiamo creduto, ma alla fine non è andata come si sperava, sicuramente. Festa rimandata, la speranza è per l'anno prossimo? Si spera di fare un altro bel campionato e cercare di magari di qualificarci primo, anche secondo, per evitare i playoff e scongiurare questa maledizione. Purtroppo festa rimandata, cos'è mancato già a Bari? Purtroppo è mancato un po' di, secondo me, un po' di fortuna. Potevamo provarci da prima senza aspettare troppo il Cagliari. Così ci dice, c'è stata una strategia troppo la difesa? Un po' sì, però con un po' un pizzico di fortuna in più anche sul tiro di Polo Russo, il palo, si poteva portare a casa. Per l'anno prossimo invece so che è un momento un po' particolare, però ci devono essere necessariamente delle certezze da cui ripartire. La prima che ti viene in mente? Secondo me dovremmo ripartire dal mister, perché comunque ha messo una grande squadra in campo, ho visto un grande Bari, però ci è mancato il gol e soprattutto un po' di volontà in più. Lo sport è anche bello per questo, perché c'è il vincitore, esattamente, cioè chi vince, chi perde, qual è il messaggio però che vogliamo dare alla città di Bari stasera? Sicuramente ci riproveremo l'anno prossimo. Concordo. Sempre forza Bari. Sempre forza Bari.